Taranto, circolo ufficiali della Marina Militare, un interessante incontro avente ad oggetto la sicurezza nei porti, interventi di prevenzione nelle aziende che operano nell'area portuale, una iniziativa organizzata che vede appunto protagoniste INAIL, autorità di sistema portuale del Mar Ionio, ASL di Taranto e Regione Puglia. Ci si occuperà in modo particolare dello sviluppo di un piano mirato di prevenzione del porto di Taranto, metodologie e strumenti di supporto alla valutazione e gestione dei rischi. Questo tavolo sulla sicurezza, ma tutti gli attori che partecipano, e quindi tutti gli uffici statali, ma anche le imprese che hanno aderito a questo protocollo e hanno consentito che questo lavoro si potesse svolgere. Siamo con l'avvocato Sergio Prete, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. A livello normativo e a livello operativo, quali sono le innovazioni per garantire una maggiore sicurezza nei nostri porti? Ma le innovazioni sono tantissime, perché la ricerca avanza sia nell'adozione di nuovi strumenti di lavoro, sia nella ricerca di modalità di lavoro, anche di nuovi macchinari. In questo caso specifico ci troviamo nell'occasione di una presentazione di uno studio e di un'analisi effettuata insieme alla ASL di Taranto e all'INAIL, che ha mappato tutte le imprese che operano all'interno del porto e che ha fatto quindi un'analisi dei rischi e anche dei corsi di formazione finalizzati poi ad agevolare anche le funzioni di controllo che questi istituti hanno nell'osservazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro. È evidente che la sicurezza del lavoro, come tutti gli altri settori, soggiace anche all'innovazione, e un porto che vuole evolversi e crescere deve pensare anche a crescere da questo punto di vista. L'obiettivo è quello ovviamente di diffondere questa cultura della sicurezza, di considerare un pregio avere, diciamo, la possibilità di lavorare in un luogo sicuro. È come abbiamo sentito da Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Beh, è scontato dire che lo sviluppo di un territorio, lo sviluppo di una regione passa, almeno per quel che riguarda Taranto, soprattutto attraverso il porto, ma ovviamente il porto deve essere presidiato, tra virgolette, da garanzie di sicurezza, l'oggetto del dibattito del convegno di oggi. Ma è dibattito, mi permetto di dire, è stato così attuale come quello che ci apprestiamo ad iniziare a brevissimo, perché riguarda il tema dello sviluppo di un asset importantissimo della nostra provincia. Penso al porto, che spesso abbiamo citato, alcune volte anche fuori luogo, come modello di sviluppo alternativo alla monocultura dell'acciaio, ma oltre a questo la capacità, la forza di riuscire a rendere il porto sicuro, perché vedete, tutti parlano dello sviluppo delle attività portuali, ma se il porto non ha delle attività che sono messe al sicuro, noi rischiamo di creare altro inquinamento anche di non poco conto. Pensiamo a tutte le navi che passano, pensiamo alle merci che viaggiano, pensiamo alla possibilità dell'utilizzazione della catena del freddo per le merci, per l'agroalimentare, ma dobbiamo pensare anche ai controlli, alla sicurezza che diciamo, le autorità sanitarie dovranno mettere in campo per vigilare sulle merci che arrivano all'interno del porto. E quindi un dibattito molto attuale che unisce appunto lo sviluppo economico, il benessere economico, l'occupazione di un territorio, insieme all'altro elemento fondamentale che è quello della salute, della vita, della sicurezza, dell'alimentazione e dei prodotti agroalimentari, ma anche della tutela dell'ambiente. Tema come quello della sicurezza, la sicurezza del lavoro, ma io dico anche la sicurezza alimentare rispetto al transito delle merci, e a quello di importante che si potrà mettere in campo da qui a breve. La presenza di altre autorità certamente dopo di me interverranno e penso che faranno.
Siamo con il dottor Cosimo Scarnera, direttore Spesar ASL di Taranto. Ecco, i parametri di sicurezza, appunto frutto della innovazione anche normativa, che sono necessari appunto in una realtà portuale come quella di Taranto. Un grande sviluppo, e però di pari passo con questo grande sviluppo maggiori esigenze di sicurezza. La ringrazio per questa domanda, che è opportuna perché mi permette di segnalare due ordini di considerazioni. La prima, che riguarda proprio la necessità di offrire alle aziende che operano all'interno delle aree portuali, ma come un concetto anche di carattere generale, quindi l'avvio di questo piano mirato di prevenzione, che consiste nel portare assistenza e supporto a queste aziende e quindi nello stesso tempo avviare un'attività di percezione del rischio con dei test questionari che sono stati distribuiti ai lavoratori, proprio per individuare quali fossero, potessero essere le condizioni di rischio percepite dai lavoratori in relazione a quelle che sono poi i rischi e gli infortuni accaduti realmente. Di conseguenza è stato elaborato, perché questo è un progetto che è stato sviluppato con l'Università di Pisa e con l'INAIL di Roma, è stato sviluppato questa analisi di queste schede di percezione del rischio con una attenta analisi, e quindi è partita un'attività formativa mirata che ha visto il coinvolgimento di circa 700 lavoratori, formazione gratuita, suppletiva, che va oltre quello che è previsto dalla norma, e quindi questo da un lato supplisce a quelle che sono le caratteristiche di un'area portuale altamente infortunistica e ci consente di poter sperare in un avvio di sviluppo del porto, di coinvolgere i lavoratori in un quadro di sicurezza ancora più tutelato. A quanto di positivo si sta mettendo in campo in quel luogo che può rappresentare il tema del riscatto di una città e di una provincia, di un'economia che può diversificarsi non soltanto grazie alle novità positive per quanto riguarda il concessionario del porto di Taranto, ma anche rispetto. Siamo con il dottor Giuseppe Gigante, direttore regionale vicario di INAIL. Una esigenza sempre più forte di sicurezza, i parametri a cui si ispira INAIL. Partiamo dal presupposto che i temi prevenzionali sono di carattere generale, per cui non esistono ambiti nei quali non si possa parlare di prevenzione. Purtroppo Taranto è stato teatro negli ultimi anni di eventi luttuosi di particolare gravità. La necessità è quella di intervenire anche in ambito portuale, perché il tema della sicurezza è appunto un tema diffuso. I parametri sono quelli di un maggiore sviluppo culturale, perché l'infortunio è sempre in agguato, la necessità è quella di trasferire questa cultura in maniera sempre più diffusa, ma non già in una logica dell'adempimento, ma in una consapevolezza che soltanto attraverso un'attività di formazione compiuta e realizzata in maniera sinergica si può ottenere l'obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico che colpisce questa comunità in maniera sempre molto forte e dolorosa. L'incontro di questa mattina, che vede appunto un'azione sinergica tra i vari soggetti preposti, e quindi parliamo enti preposti, quindi parliamo di INAIL, parliamo di autorità di sistema portuale del Mare Ionio, di ASL, di Regione, un'azione coesa appunto mirata alla sicurezza nel porto, nei porti nello specifico dell'odierno incontro. Abbiamo la pretesa di determinare un metodo. Il metodo di intervento è quello di far sì che le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, ma anche i privati agiscano come un'unica squadra. Pensare che il fenomeno infortunistico sia un problema semplice da affrontare è pura illusione. Soltanto in maniera sinergica si può affrontare questo problema. Questo convegno è la testimonianza di un metodo che si può sicuramente realizzare, e questo un applauso agli organizzatori. Rispetto a quello che stiamo costruendo in sinergia con la Regione Basilicata e anche e soprattutto con l'autorità portuale, con il Presidente Prete che è qui di fronte a me e che saluto e che certamente poi vi parlerà di questo aspetto importante, che vede nello sviluppo della zona economica speciale una delle possibili ulteriori chiavi di svolta per l'economia di questo territorio. Ma lo sviluppo economico non può prescindere
prescindere dal... Siamo con il comandante del porto di Taranto, il capitano di vascello Giorgio Castronuovo. La sicurezza nei porti, beh, un ruolo ovviamente fondamentale per quello che riguarda il ruolo che lei svolge. Negli ultimi anni come si sono, diciamo, evoluti i controlli inerenti alla sicurezza? Indubbiamente la vigilanza è sempre stata, come posso dire, un nostro cavallo di battaglia, e quindi in questo senso non è che c'è stato un grande cambiamento. Non posso non ricordare come poi quella che in maniera forse anche troppo semplicistica viene definita sicurezza portuale in realtà è una tematica, un argomento fondamentale che poi è alla base anche delle competenze primarie del comandante del porto. E vigilanza, prevenzione, informazione e formazione sono, diciamo, aspetti che noi abbiamo sempre curato particolarmente, perché siamo consapevoli, vivendo proprio nel porto, che i cambiamenti di questi ultimi anni, lo sviluppo tecnologico, l'automatizzazione dei processi, l'evoluzione della catena logistica non sono che fattori di rischio, criticità che ovviamente espongono il lavoratore a dei pericoli. E aggiungo altre anche che l'esperienza mi dice e mi ha in qualche modo convinto di una cosa, che purtroppo moltissimi incidenti non sono da ascriversi a dei fatti o dei casi fortuiti, ma al mancato rispetto di norme, procedure e purtroppo anche a delle manutenzioni mancate. Quindi evitare e stigmatizzare tutti quei comportamenti negligenti e imprudenti penso che sia fondamentale, in modo tale da far sì che eventi negativi non abbiano più da ripetersi in futuro. Abbiamo conosciuto e portiamo ancora sulla nostra pelle un modello di sviluppo industriale che si è affermato nella seconda metà del Novecento, che ha visto grandi stabilimenti industriali con la presenza di migliaia di lavoratori, che certamente rispondeva all'esigenza del momento. L'avvocato Stefano Rossi, direttore generale della ASL di Taranto, un incontro, un convegno questa mattina che è stato anche organizzato e voluto dall'ASL. L'apporto e il supporto dell'ASL di Taranto in tema di sicurezza nel nostro porto. Il tema della prevenzione per la salute in generale e per la sicurezza in particolare è un tema strategico. Si spende troppo poco in prevenzione e le risorse che si investono in prevenzione invece hanno una ricaduta enorme, sia in termini di salute sia in termini di sicurezza. Quindi ragionare oggi, come si fa qui in questo convegno, sulla prevenzione aiuta a migliorare le risposte che anche all'interno di cantieri difficili o di ambienti di lavoro delicati come i porti si possono avere. Facendo riferimento a un metodo, come ho detto, di compartecipazione, lì dove non è tanto la dottrina costituzionale che ha la sua rilevanza, ma il desiderio di evitare che gli infortuni si vengano a verificare anche in ambiti come quello portuale,